Allora, è arrivato il momento. Non fa sta faccia perché dobbiamo fare un discorso No, serio. infatti no, non sto facendo Ogni nessuno. giornata, se ne sentono di tutti i colori. E la Roma rigori a favore e ruba. Sta settimana la Juventus, in realtà sembrerebbe che ci stavano, non dico due rigori, ma almeno uno lo avrebbero potuto fischiare. Allora, siccome io mi sono stufato di sentire questi discorsi, ladri, cose, perché qua ogni volta è sempre lo stesso Torniamo discorso. sempre là. Secondo me la colpa è solo di una persona, ma ve lo dico dopo la sigla, perché ne parliamo apertamente e approfonditamente. Dai. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Posso parlare? Fa come cazzo ti pare? Bella a tutti anche dal Gabone. Siamo tornati con questo nuovo video. Oggi vogliamo aprire proprio un argomento bomba, perché ormai io non sento parlare d'altro. Ragazzi, allora, voi sapete come la pensiamo noi riguardo gli errori arbitrali, penso che ormai sia abbastanza chiaro. Alla fine dei fatti è inutile starne a parlare. Conta quello che ha deciso l'arbitro e come è finita la partita. Quindi è inutile dire, ma ci stavano 13 rigori per noi, 14 per loro. Il risultato, ragazzi, non cambia. C'è poco Serve da solo recriminare. ad alimentare le polemiche e questo non fa altro che peggiorare la situazione del calcio italiano in generale. Sì, perché tanto sono discorsi ormai triti e ritriti, sinceramente, Assolutamente sentirli sì. ogni santa domenica. Allora, diciamo una cosa, che è tutto partito dall'era Calciopoli. È Sì, partito tutto da là, è cominciato perché tutto da là fino a prima anche. non si sentiva tutto sto grandissimo casino. Beh, oddio, insomma, cioè, A comunque già. Juve l'hanno sempre detto che ruba, La perché Juve io l'hanno sempre detto, ma lo lo sento da tempo immemore. scandalo più grosso uscì secondo me quando ci fu quella partita Juventus-Inter su quell'azione De Ronaldo. Montero che fece No, quel fallo. Iuliano Ah, Iuliano, mi mi pare, sembra su Iuliano che Ronaldo. fece quel Vabbè, fallo guarda, su Ronaldo, rovesciamento de quello fronte. era rigore netto come una casa. Rovesciamento di fronte a Juve ha No, segnato. Del Piero ha guadagnato un calcio di Ah, rigore, se non mi rigore. ricordo No, c'hai male, se non ragione, mi pesa. ricordo. Guarda, Sì, vado a vabbè, ha memoria segnato. l'azione mi sembra così. Però, cioè, quello è stato secondo me l'episodio che poi Ha fatto scatenare anche aprì un po' gli occhi. questo odio immenso degli interisti sugli Ma juventini, sì, vabbè, quelle poi soprattutto. al di là proprio delle rivalità calcistiche, insomma, che comunque è da una vita che si scontrano sempre per il vertice del calcio italiano, ma non solo, pure a quello europeo. È proprio, ecco, io voglio arrivare a questo punto. Il problema è proprio quello che sotto i riflettori vengono messi solo gli errori arbitrali di chi. Buonanotte. Come cazzo sto a Buonanotte, parlare? Di chi buonanotte. sta nelle prime 3-4 posizioni in classifica? Perché, te faccio un esempio, se a Palermo Crotone c'è sta un rigore grosso come una casa per Crotone, mo, non è successo, però non so se è successo perché la partita non ho No, no, vista. no, però sì, ho capito l'esempio che stai a Succedeva fare. una cosa del genere, sì, lì per lì i tifosi del Crotone, ma basta, dopo 3 ore zitti tutti, finiva la Che storia. poi comunque gli obiettivi sono comunque importanti perché è una partita per la Assolutamente, salvezza, per la permanenza in Serie A. ma nessuno lo mette in dubbio, però non si crea il casino che si crea come per esempio ieri sera È quando a normale. Juventus-Inter c'è stato un rigore su Icardi che secondo me era abbastanza No, netto. il rigore su Icardi era Mi nettissimo. sembrava No, pure a me, netto, però sinceramente nettissimo. fa tutte queste storie, secondo me serve un cazzo. E poi ce n'era anche un secondo, secondo me poteva anche non Invece a fischiarlo. mio avviso poteva essere Secondo fischiato lui pure ce quello, poteva perché sta. comunque c'è stata una trattenuta abbastanza vistosa in area, quindi secondo me. Ecco, quello che io voglio dire, no? Ma il discorso vale anche per la Roma. È vero, ragazzi, perché noi da tifosi romanisti lo ammettiamo, quest'anno la Roma qualche rigore gli è stato fischiato ed era, non dico che non c'era rigore, Dubbio. ma quantomeno dubbio. In più Sicuramente dubbio. di un'occasione ci sono stati 2 o 3 rigori che potevano benissimo non Sì, ma fischiarli. se tu vai a fare una statistica comunque, no? Di tutte le squadre che hanno preso dei calci di rigore, voglio vedere su 10 rigori, facciamo un esempio, che Quanti hanno veramente so preso calcio in di rigore? percentuale quanti veramente sono calcio di rigore. E Cioè. qua ci riallacciamo a un discorso molto E poi vorrei importante. aggiungere una piccola postilla. Aggiungi, L'aggiungo subito. aggiungila Ok. No, subito. visto che comunque stiamo parlando dei rigori della Roma, comunque, ho letto pochi giorni fa proprio una statistica che riguarda gli ultimi 5 campionati, gli ultimi anni, Sì. nei quali sono stati classificati i rigori E la concessi Roma è a stata, favore. Allora, una di quelle più sfavorite. no, no, non hai capito un L'avevo cazzo. letto. No, non è vero, perché Come la Roma è seconda per rigori concessi a favore. no? Ma davvero? Rigori presi a favore, non contando quelli a sfavore, è No, aspetta, solo io sto. No, mi attenzione, sono sbagliato. Sto attenzione. parlando io di errori arbitrali. No, Nelle no, 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 ultime no, no, no. stagioni la Roma, a parte questa, è stata la meno No, no, favorita. no, io sto dicendo i rigori concessi Quello è un negli altro discorso.
ultimi 5 anni, cioè proprio dato oggettivo, rigori fischiati. La Roma è seconda, primo c'è il Milan. Ci sono poi altre squadre dietro, come la Lazio, che se non sbaglio ha preso 7 o 8 rigori in meno della Roma, visto che ai laziali piace tanto dire i numeri, rigore pari, e intanto stiamo là per numero di rigori. E la Juventus addirittura è sesta in classifica, per non parlare dell'Inter che è undicesima, che se non sbaglio ha preso 45 rigori a favore in 5 campionati. Sono tantissimi. Ma sta undicesima in classifica. La Roma che sta seconda ne ha presi, se non mi sbaglio, 68-69. Sono tanti, assolutamente. Però io voglio fare questo discorso che ti stavo a dire prima. Sì. Il problema, ragazzi, non è il rigore a favore o il rigore contro. Il problema è appunto il primato in classifica, perché viene messa sui riflettori quella che è la partita importante. Ma secondo me il problema principale è l'arbitro, è la moviola in campo, che ci deve assolutamente stare, e la sudditanza psicologica dell'arbitro quando va a arbitrà una squadra che sta prima in classifica. No, la sudditanza psicologica non ci credo. Un minimo c'è. Non per fischiare i rigori, per non fischiarli a favore della squadra che sta a giocare contro, ad esempio, la Juve, il Napoli, la Roma. Secondo me sì, sotto quel punto di vista, secondo me l'arbitro ieri ha fatto questo tipo di ragionamento. E te dico che un conto è che lo fischia la Juve, che sta prima in classifica e c'ha 20 punti di sacco dall'Inter. Quanti ce n'ha? 12? Non lo so, 15, quanti. Non mi ricordo. Sono tanti. E un conto invece è che lo fischia la Juve, che sta prima in classifica. Ma non è un fatto dei calciopoli, non è un fatto dei favori, ragazzi miei. Aggiungo che quest'anno la Juve è una di quelle che c'ha meno errori arbitrali di tutte. Sì, cioè, questo sembra. È stato sì, uno sì, dei sì, pochi. Sì, sì. No, vabbè, ma infatti quello che voglio dire, cioè, il discorso non regge, cioè, quello che dicono ciclicamente, la Juventus ruba, la Roma ruba, il Milan ruba. Ma a Roma ruba, io ti dico la verità, è uscito da quest'anno. No, perché no, l'anno passato... No, sono parecchi anni che rompono i coglioni con questa storia però... del rigore pari o ma rigore pari o ma. Rigore pari o ma, io sono d'accordo con te, no? Ma noi tutti gli anni non vinciamo un cazzo. Non vinci una Coppa Italia, allora, non vinci lo scudetto, non vinci un cazzo, ma allora che rubi? Allora, ma allaccio un attimo, tempo fa avevamo fatto un video, se non sbaglio, era il post partita dei Sampdoria Roma, nella quale comunque ci sono stati un paio di errori arbitrali. Tre mesi fa, quattro mesi fa. No, ma che 3-4 mesi fa? 2 settimane fa, Sampdoria Roma. Oh. Ah, sì, no, pure all'andata. No, io stavo a pensare all'andata, perché all'andata ci sono stati Sampdoria Roma, che io ho detto che ci sono stati un paio di errori arbitrali, e va bene. E a me quello che mi ha fatto specie è che la settimana precedente alcuni miei amici laziali mi hanno detto che la Roma viene favorita solamente per garantire uno spettacolo al campionato, nel senso la Juventus è troppo forte, quindi di conseguenza bisogna trovare una squadra che gli tenga testa, che comunque mantenga il campionato vivo fino alla fine, quando in realtà non è così, ragazzi, perché comunque se la Roma stanno effettivamente... dappertutto gli errori arbitrali, io li vedo, appunto, ma appunto, è uno schifo, perché ogni giornata peggiora sempre di più. Voi guardatevi, quindi, tutte le partite ci stanno almeno 3-4 errori arbitrali, ma quello che voglio gravi dire... a partita. Lasciami finire, perché quello che voglio dire è che i discorsi, cioè il discorso che fanno loro, non sta in piedi, perché comunque i sfavori, insomma, favori o sfavori arbitrali, chiamateli come volete, a seconda degli episodi, non sono mai sempre a favore di un'unica direzione, cioè perché comunque a sto giro gli ha detto bene la Juventus che ieri non ha preso il calcio di rigore contro l'Inter, stessa cosa la Roma che gli ha detto male la settimana scorsa contro la Sampdoria. A maggior ragione gli ha all'andata ci hanno favorito a noi, però all'andata è stato un casino, vabbè, quella è stata una partita proprio dal mondo, sì, durata però, 3-4 ore, insomma. Però insomma, quello che tu vuoi dire è che deve andare sempre nella stessa direzione. Se voi fate un ragionamento del genere, perché deve andare sempre nella stessa direzione? Ma così non è, perché comunque è una cosa ciclica, una volta favorisco quello, una volta favorisco quell'altro, ma è sempre una cosa casuale, cioè è in quel momento che viene presa una decisione. Cioè, non capisco perché si fanno questo tipo di discorsi. Mi viene in mente un'altra cosa, che qua aggiungono arbitri su arbitri. La terna è diventata quaterna arbitrale, poi sono diventati 5, mo sono 6. Adesso sono 6. Ne aumentano sempre di più, ma secondo me fanno solo casino, perché alla fine la decisione finale la prende sempre l'arbitro e sì. Si va a consultare. Troppi galli a cantare, non fanno giorno. Tanto la decisione finale spetta è sempre all'arbitro. Dell'arbitro. Allora, il terzo guardaline, quello di porta, dice secondo me era rigore. E quello del fuoco, quello che sbandiera il fuori gioco, dice secondo me no. E quell'altro dice secondo me sì. L'arbitro non sa quello che cazzo deve fare. Se crea un casino della Madonna. No, ma infatti bisogna risolvere il problema alla fonte. Spero che la VAR meno venga messa. Arbitri, no, meno arbitri, ma soprattutto
un arbitro secco e la prova televisiva con no, quella... un arbitro secco non ce la fai, perché sennò il guardialine guardialine cioè, come chi lo fa? Cioè l'arbitro de porta so troppi, in serva un cazzo, spendono troppi soldi a cazzo de cane. Tu metti la prova televisiva, l'arbitro con uno schermo infilato tra le chiappe lo prende, riguarda l'azione. No, in teoria ci dovrebbe essere, da quello che ho capito, un monitor a bordo campo, sì. Dove l'arbitro che è l'occhio di campo. L'occhio de falco praticamente, così si dovrebbe chiamare. No, non è l'occhio, l'occhio de falco è quello che già c'è sta per la goal line technology. Quello sì. Che vanno ad aggiungere forse che stanno facendo. È proprio un monitor, c'è ragione. È proprio un monitor che ti fa rivedere campo. L'azione. Poi ragazzi, con le migliori immagini, dovete capire una cosa, che so comunque soggetta a interpretazione, perché per esempio il rigore che hanno, qual era quello che avevamo detto, quello della Roma, Roma-Cesena, c'è chi dice che ci sta, c'è chi dice che non ci sta, ragazzi non si è riuscito a fare chiarezza, c'è chi dice una cosa e c'è chi ne dice un'altra. Beh, allora, però, quindi discorso, è comunque soggetta a interpretazione e su quello non c'è piove. Il discorso è questo, cioè tu comunque però arbitro che in quel momento non hai visto bene l'azione, magari non avevi una visuale perfetta, assolutamente, hai la possibilità però di andare a rivedere l'azione come è stata veramente, assolutamente, e da quel frangente allora puoi capire se c'è stata un'infrazione, quindi un calcio di rigore o comunque pure un fuorigioco che lì qualsiasi per lì non è cosa stato, cioè qualsiasi una cosa mano, qualsiasi cosa hai l'opportunità di andarla a rivedere. E invece così purtroppo bisogna sempre basarsi sul momento, sulla sensazione del momento, perché se effettivamente Rizzoli ieri sera, mo prendo un esempio quello di ieri sera perché è la cosa più recente, vai se ha fatto, se stava in una posizione nella quale non aveva il campo perfettamente libero, ma può darsi pure che stava un attimo distratto, raga, è un essere umano, è quello che te voglio dire, cioè, raga, sono un essere umano, umani, quindi noi consideriamo, se in quel frangente stava guardando l'azione ma stava a pensare ai cazzi suoi e non ha visto il fallo, ha fischiato calcio stava d'angolo, stava a pensare una fregna, perché può succedere, cioè, può succedere. Se arrapa in campo posso può darsi. Scherzi a parte, però può succedere. Uno dà per scontato che se poi noi riguardiamo Amo Viola, dice guarda quel coglione, non ha dato fuori parla, gioco. È facile parlare noi, ragazzi, da fuori, che vediamo i replay dopo 3 secondi che è stata fatta l'azione. Una squadra come il Barcellona, faccio un esempio, che fa girare la palla a 3000, lo lancia una palla con un secondo, guarda lì nel frattempo, manca a guardare la palla, perché tu devi guardare il lancio che parte nel frattempo la linea difensiva e vede se l'attaccante sta oltre o meno. Ma a volte si tratta di un gomito, si tratta di un ginocchio, si tratta di una punta di un piede, ragazzi, non è facile, non è semplice. Quindi è semplice. Dove vogliamo arrivare? Piantamola con sti discorsi che quella ruba, che quell'altra ruba. Noi è che non abbiamo mai detto che la Juve ruba, perché diciamo la verità, quando c'è stato il Calciopoli c'è stata una giustizia sportiva che ha retrocesso la Juventus in B, sì. Quindi sicuramente noi da persone obiettive, se la giustizia sportiva ha retrocesso la Juve, evidentemente qualcosa c'è stato. Che poi parlando obiettivamente di quel discorso, cioè una persona obiettiva comunque, per quello che è successo, la Juventus non avrebbe neanche dovuto retrocedere in Serie B, ma molto più giù. Quella è sempre una questione. Perché per molto meno Napoli e Fiorentina sono state fatte retrocedere in C. Quindi vabbè, ma quello è un altro discorso, non ce ne frega un cazzo. È un altro tipo di è lo stesso discorso del rigore che hanno dato a Roma Cesena, perché tanto è quello il discorso. Che sì, volevano il derby sì. Roma-Lazio per alzare l'audience della Coppa Italia. Ragazzi, sta matita romanisti, è così, punto. Qui, ma quello è un altro discorso. Quello è un discorso che non va a favorire la squadra de per sé, perché la squadra ruba e si compra le partite. È per una questione dei soldi ed è sbagliato, perché il calcio non deve essere questo. Questo è quello che pensiamo noi. Poi, per quanto riguarda la Juve ruba, la Roma ruba, la Lazio ruba, Fammola finita. Non sono, è polemiche così. Inutili, sono polemiche inutili. Sono polemiche veramente che inutili. Contribuiscono solamente all'inventario. E non lo dico perché ci sta de mezzo la squadra mia. Perché fino a quando, 2 anni fa, 3 anni fa, si parlava di Roma che rubava, si parlava solo di Juve. Io ho sempre detto, avete rotto il cazzo. Ma avete rotto i coglioni, non è possibile. Poi certo, quando vedi che ci sono stati momenti in cui magari 3-4 rigori a favore da parte della Juve, perché io mi ricordo qualche anno fa succedeva ed erano abbastanza dubbi, magari non dico che qualche dubbio ti viene, però te rode il culo da tifoso della Roma, perché magari stai là a lottartela. Mi ricordo quel Roma-Juve clamoroso con le mani di Maicon che era fuori area, gli hanno dato rigore, ti ricordi? Juventus-Roma 3-2, sì, ragazzi, è stato, vabbè. Se siamo dovuti sta zitti, punto, ma non è che dico la Juve ruba. Con la schiavinata di Rudy Garcia, cioè sinceramente là. Sì, mi ero dato il culo. Qualunque altro tifoso avrebbe reagito lo stesso. Da tifoso, ragazzi, ci sono stati degli errori, ma tanti tifosi della Juve lo ammisero, ma 3 gol che fecero loro non ce n'era. Uno valido, regolare, non ce n'era uno regolare, quindi insomma può venire il dubbio, ragazzi miei, ma finisce là, cioè tutti questi discorsi di merda, secondo me non servono a niente.
Quindi direte taglia perché sono 14 minuti sì, e ma era stappano. Dovevamo far chiarezza. Quindi prossimo video mondo del calcio, ma soprattutto fateci sapere che cosa ne pensate voi nei commenti. Sì. Cercate di essere obiettivi. Ma soprattutto non voglio... evitate quei commenti del cazzo e passatemi il termine, raga. La no. Juve siete delle merde, rubate, la Juve è merda, per favore. Roma a me, cancello. È inutile pure che li scrivete, perché io sto là de punta, mi metto un paio d'ore oggi pomeriggio. Li cancello dal primo all'ultimo, quindi non sparate cazzate perché non serve a niente, ve li tolgo. Quindi commenti seri, quanti like prossimo video? 800 like, ragazzi. 800 dai. Like arriva un nuovo video mondo del calcio. Possiamo parlare di qualsiasi cosa, ma suggeritecelo voi nei commenti, perché sì, gli spunti ci interessano sempre. Quindi lasciate un mi piace, ragazzi, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. La tagliamo corta e vi salutiamo.